io vengo da una marca particolare, da una zona particolare delle Marche, a Porto Sant'Elpidio, si chiama le Marche Zozze, le Marche Sporche, tra Macerata e Fermo. E ogni volta che faccio uno spettacolo, una serata, qualcosa, cioè, c'è sempre qualcuno che storce il naso e fa: beh, però parla come Giorgio Montanini. Grazie al cazzo. Siamo nati nello stesso ospedale. Come devo parlare? Faccio l'accento svedese. Ma quando la domenica Papa Francesco dice l'Angelus, nessuno storce il naso e fa: beh, però parla come Belen Rodriguez. E qua Dio fa il suo più grande miracolo: mette incinta Maria senza scopassela, ma inculando San Giuseppe, fondando così. E Gesù, io lo so perché ho letto due recensioni su Amazon, dei Vangeli apocrifi. Gesù, è tutto vero. Gesù da bambino, non è scritto così, ma dicono chiaramente che Gesù da bambino era proprio stronzo. Non dava retta ai genitori, si incazzava per niente, mazzava i bambini che gli stavano sul cazzo. Buon sangue non mente. Si dice: all'età mia Jim Morrison era già morto da 3 anni e aveva fatto la rivoluzione culturale, artistica e musicale. Io che cazzo sono fatto? A parte sto tavolino meraviglioso e le sedie Criston con le 2 puntini sulla O. Senza chiodi. La necrofilia è sottovalutatissima. Innanzitutto rilancia il mercato di Arbre Magic e lubrificanti. Ma soprattutto svolge un'importante azione sociale, e cioè trova un utilizzo ad organi che altrimenti andrebbero sprecati. Per parafrasare 50 sfumature di grigio, io non scopo i morti, riciclo forte. Anche se scopi zero, io scopo meno di te. Scopo talmente poco che se ne faccio una sega, vieni tu. Da quali occhiaie? Sei mai venuto nel sonno? Non c'è di che. Che cazzo devo insegnare all'angelo? Per immaginare l'angelo che discorsi che fa. Oh, Gabriele, meno male che è morto sto idraulico. L'ultima volta che si è rotto il lavandino, Noè ancora la racconta. Se morisse mia nonna, cosa che probabilmente mi state augurando, non me ne fregherebbe un cazzo, ed è giusto. Mia sorella probabilmente scriverebbe qualcosa. Io e mia sorella ci assomigliamo solo fisicamente, Lei c'ha la barba più lunga. E lei scriverebbe qualcosa che nonna gli ha insegnato, tipo: ciao nonna, adesso che sei in paradiso, insegna agli angeli a fare le lasagne ripiene di olive fritte. Così muore pure loro. Colesterolo mille. Prendersela con Gasparri è facile. Prendersela con Gasparri è come spaventare un gatto con un cetriolo. Ve lo ricordate? Andava di modissima, ridevano tutti. E io pensavo scoppiasse la guerra civile, guidata da vegani e animalisti, con l'animalisti che dice: sfruttamento di animale, maltrattamento di animale, e i vegani: il cetriolo attacca solo se è minacciato. Il tipo di famiglia in cui si vive non conta un cazzo, fin quando c'è intelligenza, rispetto e amore. Grazie.